Erano passati soltanto 70 secondi. Lui tentò un montante, lo schivai. Contrattaccai con un diretto al corpo. Mi si avvicinò con un jab. Arretrai. Mi misi di traverso. Spostai la mano destra, messa a protezione del mento. Distrattamente. Fu una frazione di secondo. Le distrazioni si pagano care su di un ring. Non mi accorsi di nulla. Mi avvolse improvviso un gran buio ed un freddo intenso. Mi sembrò di sprofondare in un mondo altro. Cercai protezione portando le mani al volto. Cercai il calore di mia madre senza trovarlo, perché anche noi in certi momenti abbiamo bisogno di una madre. Mi rannicchiai. Poi, brusca, una vampata di fuoco. Mi sentii soffocare. Sboccai. Sangue. Non appena ricominciai a vedere. Avevo sopra di me l'arbitro che mi contava spietatamente. Quei 10 secondi avevano il sapore amaro d'un'eternità. Cercai comunque di alzarmi, ma sentii le gambe molli e la testa girare. Ricaddi sulle corde. Finalmente mi si fecero attorno, sostenendomi. Mi misero premurosi una borsa gelata sulla schiena e sulla testa. Mi parlarono che non era successo niente, che tutto andava bene, che mi sarei rifatto. Ricominciai a realizzare. Rividi. Il campione era portato in trionfo. Stupito da come fosse stato così facile. Attorno soltanto urla e confusione. Scesi dal ring sconvolto, il mio corpo al seguito. Per la prima volta come fosse sacco.